Ma voglio affrontarlo leggendo l'articolo di un giornale che ho estrapolato in questi giorni, dove dice, chiedo scusa, i nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere, ma soprattutto non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o addirittura di attività criminali. Scusate, no, è no, questo qui è stato proprio un concetto. Chi l'ha detto può uscire tranquillamente, non ne sentiamo la mancanza, francamente. Chi l'ha detto può anche uscire, non ne sentiamo la mancanza. Vi prego, veramente, se vogliamo fare un dibattito che abbia un senso e che serva a voi anche per decidere chi votare e che serva a voi per convincere e costringere il prossimo sindaco a fare certe cose, certo bivolo non è il metodo giusto. Veramente il prossimo lo vengo a prendere, lo porto fuori di qui. Prego. L'effetto è che avete azzerato il cronometro come nel basket, quando si tocca il canestro, altri 2 minuti per Sì, ragionare. ho chiuso abbastanza in fretta. Finisco l'articolo che ho estrapolato, che dice: vi invito a controllare i documenti di provenienza e a rimpatriare. La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione. Relazione dell'Ispettorato per l'immigrazione del Congresso degli Stati Uniti nell'ottobre del 1912, e questi erano i nostri concittadini, erano italiani. Allora, dico questo. Il signore che mi ha dato del vivolo è un onore perché veramente è un po' uno stolto, un po' uno sciocco e non capisce cosa significa la cultura, e la cultura è inutile che lui sia qua questa sera a discutere dei temi importanti come quello che ci stanno proponendo. Grazie. Scusate, però veramente non è questo. Perdonate, non è veramente il metodo questo qui di approcciare. Se le regole sono queste, Sì, ma le regole non sono queste. Allora, siccome, scusate, scegliete il gioco, se no, 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 mi ha no, detto. perdonate, siccome sono alto e sono grosso, il gioco lo scelgo io. E soprattutto siamo i padroni di casa. Il gioco è che non si accettano insulti, dopo, ripeto. Chi ha nel merito, non negli slogan sciocchi e inutili, ma nel merito qualcosa da dire e da contestare, ben venga, perché ovviamente anche questo fa parte del sale della discussione. Non voglio più sentire veramente parolacce piuttosto che slogan sciocchi. Continuiamo in una maniera civile, per favore.